Con la partita di ieri, con ormai, pur se siamo ad agosto, ormai ad agosto la gente di solito va in ferie, noi invece come società calcistiche dobbiamo lavorare in questo mese, dobbiamo lavorare per programmare, dobbiamo lavorare, come sapete, per costruire una squadra che possa darci soddisfazioni e questo lo stiamo già facendo. E ieri abbiamo già avuto modo di apprezzare compatibilmente con i carichi di lavoro che derivano da 2 settimane intensissime. Per chi ha partecipato al raduno, ha seguito il raduno, avrà visto i carichi di lavoro e quindi anche la tipologia del lavoro svolto in questi 15 giorni. E avevo detto quando ero in ritiro l'altro giorno, ho ringraziato pubblicamente il mister e tutti i nostri tesserati per aver lavorato veramente in maniera eccellente, si sta creando sempre più un gruppo e questo gruppo credo che poi alla fine dovrà dare quei giusti risultati che tutti quanti auspichiamo, soprattutto se si lavora in una certa maniera, con serietà, concretezza e se si lavora consapevolmente con la costruzione di un progetto e di una squadra che abbia determinate peculiarità. Forse qualcuno di voi pensava che io potessi oggi presentare qualche calciatore, nuovo acquisto, ma questo, come ho detto, avverrà con i tempi del mercato, quindi io sono certo, anche se la certezza non c'è mai, ma dico, diciamo, siamo talmente a buon punto che ritengo che entro la partenza della squadra per la seconda fase di ritiro, altri 2 o 3 elementi, si aggregheranno e raggiungeranno la squadra, partiranno con la squadra e credo che siano 2 o 3 elementi di importanza per il nostro progetto. Ringrazio, un'ultima cosa, ringrazio i 7.280 paganti di ieri perché nonostante il caldo, nonostante il periodo di ferie, hanno pensato di venire a passare una, mi auguro, piacevole serata con noi e devo dire che questo è un dato, come dicevo ieri, molto reale perché non contaminato da effetti di playoff e promozione persa con gli spareggi o di contestazioni o allontanamento della tifoseria per altri motivi. Stiamo compiendo una campagna a trasferimenti che credo potrà soddisfare tutti quanti, dall'allenatore che poi dovrà mettere in campo a tutti quanti noi tifosi. Ieri come punta centrale c'era solo Caputo perché Caturano aveva un piccolo problema, arriveranno altre punte centrali, quindi questo consentirà all'allenatore di giocare con i moduli che riterrà più opportuni in funzione della programmazione che abbiamo avviato già ormai da diversi mesi e che piano piano si sta andando a completare. Quindi nel momento in cui arriveranno questi 2 o 3 innesti, che ripeto mi auguro di poter far arrivare per il 1° agosto per la partenza della squadra, poi ritengo che ci consentiranno anche di poter stare un po' più tranquilli e verificare i movimenti di mercato fino al 31 agosto per eventualmente inserire qualcun altro nel momento in cui si potranno presentare delle opportunità. Leonardo? Sì, Presidente, i 2 o 3 elementi che arriveranno nei prossimi giorni vanno a sostituire eventualmente quelli che potrebbero giocatori che sono in uscita oppure arriveranno, diciamo, a prescindere dal No, mercato? arrivano a prescindere dal mercato. Sicuramente nella fase avanzata del gioco, quindi una punta, 1 o 2 punte arriveranno e poi vediamo. Indipendentemente dal progetto che state portando avanti con l'allenatore, cioè state facendo un mercato anche guardando il rafforzamento di altre squadre, perché per migliorare il risultato dell'anno scorso bisognerà guardare anche chi c'è avanti e quindi puntare anche loro, cioè valutare No, anche loro. noi delle altre squadre non interessa, noi cerchiamo di fare la nostra squadra con le caratteristiche più idonee per i giocatori e l'allenatore che servirà.
Poi che le altre squadre possano prendere qualsiasi giocatore, ma ci interessa relativamente. È chiaro che ci saranno squadre che sulla carta partiranno in una certa maniera, squadre che partiranno più o meno con i favori del pronostico, ma questo, anzi, il tempo ha dimostrato che molte volte chi sulla carta parte in una certa maniera poi alla fine non arriva nella posizione in cui è partito. Mi sembra che un po' tutti quanti voi l'anno scorso, oltre che io, perché abbiamo pensato a una squadra costruita per essere protagonista, essere da primo o secondo posto, e poi invece abbiamo visto che questo non è accaduto. Quindi quello che avviene nel mercato è relativo, bisogna vedere il progetto, e devo dire che il progetto non è partito il primo luglio, il progetto è partito già da un po', perché nel voler confermare un allenatore che ritengo che sarà il valore aggiunto di questa stagione e che lavorerà avendo già conosciuto la piazza e avendo già avuto modo di conoscere determinati calciatori, ma soprattutto i pro e i contro di questa piazza. Una piazza che comunque è sempre molto vicina alla squadra, è una piazza che deve sapere che la società sta facendo sempre più attenzione a determinati investimenti, e siccome approfitto, visto che sono passato prima dall'antistadio, avendo avuto finalmente la delibera dell'amministrazione comunale per poter inserire nella convenzione anche l'antistadio, abbiamo provveduto al rifacimento completo del terreno di gioco, soprattutto con i drenaggi, perché se passate adesso vedrete una serie di tagli verticali del terreno di gioco ogni 3 metri, proprio per consentire la realizzazione del drenaggio, che era la problematica più grossa di quello stadio, di quel manto erboso, e allo stesso tempo quando pioveva. Quando invece faceva caldo diventava estremamente duro, e quindi con una, anche perché non veniva toccato dal 1989, quindi credo che un po' di anni erano passati, e questo si inquadra nelle attività che, nonostante le difficoltà che quotidianamente tutti quanti noi affrontiamo, devono essere fatte per far sì che anche chi viene a Bari possa sapere di poter contare anche su un terreno per potersi allenare adeguato e non rischiare di infortunarsi. E poi niente. Claudia, l'ultima domanda? Sì, buongiorno. In questa fase della campagna acquisti, quanto state guardando la lista di Nicola e quanto invece state procedendo, conoscendo anche un po' il mercato estero e le conoscenze di Zanfier? Ma noi siamo... Allora, la lista di Nicola, così la sfatiamo, era una lista ed è una lista sia di determinati nomi, ma soprattutto di determinati profili. Che ci sono dei nomi che per esempio potrebbero essere di nostro interesse, ma che potrebbero essere non raggiungibili, perché se, così come se ci viene chiesto un giocatore che noi riteniamo incedibile, non lo cederemo mai. La stessa maniera possiamo aver messo inserito in una lista determinati giocatori che le società di appartenenza ritengono assolutamente incedibili. Quindi è una lista dettata da determinate caratteristiche di alcuni calciatori, e quelle le stiamo andando a, ormai le abbiamo già individuate sia nelle figure sia nelle caratteristiche, e adesso stiamo cercando, per questi che rimangono, di riuscire a raggiungerli al meglio possibile e più in fretta possibile, anche se, ripeto, avendo un campionato che inizia il 5 settembre, piano piano stiamo cercando di completare questa rosa, e credo che lo faremo anche relativamente presto.